economia culturale Cartagine 2.0 è nato nell'anno 2001, si è partiti dalla Tunisia, essendo un premio itinerante, quindi le prime due edizioni sono state fatte in Tunisia, la terza in Spagna, la quarta in Calabria, a Rente in Calabria, la quinta in Sicilia, poi si è passati in Puglia, dalla Puglia qui a Roma ai Musei Capitolini, la sala dei Musei Capitolini, al Palazzo Rospigliosi, Palazzo della Guardia di Verona, quindi siamo ritornati alla Pronomoteca, quindi che per me è la più bella. Ne abbiamo fatte anche due, Palazzo Chigi a Tariccia, che è molto bello, quindi le location, anche le location vengono scelte da chi mette a disposizione la location, diciamo l'Ateneo che diciamo sono i soci fondatori e tutto, poi viene il Senato Accademico che è quello che annualmente poi riesce a diciamo che seleziona diciamo i premiati, persone da premiare, quindi è tutto, fa parte tutto del Senato Accademico. Ma quest'anno abbiamo avuto circa 100 candidati, alla fine li abbiamo ridotti a 34, quindi non scegliendo un po' sia dalla parte diciamo di spettacolo o altre, diciamo chi si è distinto negli ultimi due anni, diciamo di solito prendiamo questi che si distinguono negli ultimi due anni, che meritano diciamo ecco, il premio. Ma per noi i valori universali sono nell'ultima parte che a tutti i premiati mettiamo, che purtroppo a livello sia culturale, umanitario, e che si raggiunga la base, diciamo che non sia è aperta a tutte le categorie, religioni, non c'è. E la pace è la cosa fondamentale, la pace tra i popoli, per noi chiudiamo con la pace tra i popoli, la pace per tutti, la pace nel mondo, noi vogliamo questo come accademia, diciamo.